risce sempre. Beh, mi sembra che sia abbastanza chiaro. Basta la corruzione. Basta la casta, basta le leggi ad personam, basta con leggi per proteggere i banditi. Il processo breve, la comunicazione libera su internet, penso. Quanto tempo mi fai parlare, nel senso che ci vogliono due ore. Raccogliamo fondi per l'organizzazione di questa manifestazione sul legittimo impedimento. È una manifestazione completamente autofinanziata, senza l'appoggio dei partiti, a differenza di quella del 5 dicembre. I giovani del Popolo Viola hanno addirittura dimostrato ai partiti la capacità di organizzarsi da soli. Il ruolo del Popolo Viola è sicuramente quello di fare pressione sui partiti perché le cose cambino. Noi vorremmo ricalibrare un attimo i temi del nostro Parlamento, che parlino dell'articolo 1 che non viene difeso sufficientemente, i lavoratori non vengono difesi sufficientemente, dell'articolo 3 e dell'articolo 21 sulla libertà di stampa. Non è più consentibile che Berlusconi, con la sua grande coperta di impunità, copra l'impunità per tutti. Basta ascoltare quello che ha detto ieri Berlusconi, che ha detto l'altro ieri, che ha detto l'altro ieri, e che purtroppo, se non ci sono mille popoli viola che lo fermano, dirà anche domani. Ieri Berlusconi ha accusato i magistrati di essere peggio dei criminali. Qualunque paese sa, quando uno definisce i magistrati talebani, dopo mezz'ora magari se ne va a casa. Sono parole pericolose perché indicano che Berlusconi, di fronte al disfacimento sempre più evidente, intende reagire con un passo in avanti, e sarà la legge sulle intercettazioni. Noi di tutte queste inchieste non potremo sapere più nulla se passa questa legge. Bavaglio ai giudici, bavaglio ai giornalisti, bavaglio ai cittadini. Poi con il legittimo impedimento, ovviamente, per accontentare anche i ministri. Sarà la forza a diventare ministri quando i ministri potranno scavallare i processi con il legittimo impedimento. Perché poi la menzogna sistematica del piccolo schermo coprirà tutto, minzolinianamente. Che visibilità ha il Popolo Viola nella televisione? Ma nessuna. Avrà visibilità, secondo lei, questa manifestazione nei media stasera? Sono delle zone in cui la professionalità giornalistica viene avvilita. Come commenta anche la sentenza Mirsa e soprattutto l'informazione del TG1? L'informazione del TG1 o deforma la realtà o la cancella. Nel caso dell'Abruzzo, dei terremotati che si sono arrampicati sulle macerie, ha proprio censurato le immagini, non ha dato la notizia. Nel caso di Berlusconi invece l'ha deformata, perché anziché dire prescrizione ha detto assoluzione. Nel momento in cui il PDL controlla l'informazione ha già la vittoria su tutto. Sei di nuovo qui in piazza a sostenere il Popolo Viola, perché? Perché? Che poi non cambia niente, perché? Però bisogna rimanere in Italia e non darla ai maiali. I maiali io me li vorrei mangiare, non sono islamico. Perché i risultati positivi siano conseguiti è necessario che la politica presti attenzione a queste manifestazioni di popolo. Io sono soddisfatto della vicinanza degli elettori, non dei partiti. Senza oggi dei partiti a questa manifestazione? All'ultimo momento, senza vera mobilitazione, qui l'adesione ai partiti non ha portato neanche una persona in più. È vero che l'opposizione va fatta in Parlamento, ma bisogna farla anche nelle piazze, rendendosi riconoscibili tra i nostri sostenitori, tra il nostro popolo. Dopo 20 anni di Berlusconi, il 50% continua a non votarlo. Forse il problema siamo anche noi dell'opposizione, che invece di litigare tutte le mattine, forse dovremmo mettere assieme questo 50%. Poi non sarà la manifestazione in sé a cambiare qualcosa, però già farsi vedere dà l'idea di un paese un po' più sveglio di quanto si possa pensare. Organizzare questa manifestazione con un autofinanziamento, con un'autoconvocazione, con pochissimo tempo, con pochissimo rilievo sui giornali, è la dimostrazione che non è una cosa effimera, ma che è qualche cosa che ormai fa parte del panorama politico. Una piazza così silenziosa, partecipativa, non si era mai vista. Se si riesce a
riescono a incastrare in una splendida congiunzione astrale, magistratura che indaga, informazione che informa, opinione pubblica che protesta e cerca di costruire delle alternative, beh, allora a quel punto si sono allineati di nuovo i tre pianeti che nel 1992 hanno dato vita non a Tangentopoli, a Mani Pulite e alla Primavera di Palermo. Noi dell'AMPI vogliamo dire ai giovani che guardiamo a loro con speranza, perché loro devono essere gli eredi dei partigiani che hanno lottato per questa magnifica Costituzione.